Ragazzuoli, bentornati sul canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, siamo in casa mia, o meglio, siamo nella mia camera. Allora, tutto quello che faremo quest'oggi è quello di iniziare a creare un nuovo posto per la postazione. Quello che state vedendo, ragazzi, dietro di me è l'armadio e dovrò andare a spostarlo. Sono da solo, non vi farò tutte quante le riprese perché ci vorrà veramente una marea di tempo, però pian pianino pian pianino, ragazzi, andrò a spostarmela perché la dovrò mettere fuori e lì in quell'angolo lì che state vedendo dietro di me, lì inizierà il work in progress riguardante la nuova postazione. Naturalmente, ragazzi, non andremo a vedere tutto quanto oggi in questo video, ma saranno più video sviluppati uno dietro l'altro proprio per la nuova postazione. Questo primo video sarà rilasciato, non so, forse credo anche domani o magari anche dopodomani, insomma dipende anche da come sono messo riguardante, ragazzi, questa situazione, perché è veramente molto molto difficile iniziare quantomeno a creare questa nuova postazione. Come detto, ragazzi, qui dietro qui ci sta, come detto, l'armadio. Dovrò andare a toglierlo di qui per poterlo spostare ad un'altra parte. Sono le 7:30 del mattino, è giovedì, però come detto, ragazzi, questo video sarà rilasciato, credo, spero, anche tra venerdì e sabato. Ma senza perderci in chiacchiere, non vi farò il video dello spostamento dell'armadio perché, ragazzi, come ben sapete, un ragazzo da solo con un armadio del genere, più il video sopra, ci metterà il triplo, se non quattro volte di più, sia per realizzare il video, ma anche per spostare l'armadio e così via. Io adesso, ragazzi, mi andrò a spostare l'armadio. Una volta che vi ho spostato l'armadio, vi farò l'altra inquadratura per vedere dove ho piazzato l'armadio e poi dopo andremo a vedere qui in quest'angolo qui come iniziare a sviluppare la nuova postazione. Ma ragazzi, ci vediamo non appena ho finito. L'unica cosa, ragazzi, mi dispiace se mi vedete un pochettino troppo lontano oppure addirittura con poca scarsa luce, ragazzi. C'ho la finestra aperta, quindi in camera mia entra veramente pochissima luce. Non possiedo dei faretti per andare quantomeno anche a inquadrarmi con una buona fonte di luce e ragazzi, niente, mi devo accontentare così e vi dovete anche accontentare voi, però l'importante, ragazzi, è capire quello che devo fare nei prossimi giorni, ma anche in questo video principale. Dai, ragazzi, ci vediamo non appena quel bestione lì sarà spostato altrove. Dai, a tra poco, ragazzi. Ok, ragazzi, io ho praticamente fatto e in effetti, come potete ben notare qui alle mie spalle dove c'era l'armadio, ho spostato completamente tutto. Tra un po' devo anche uscire perché è uscita una marea di spazzatura, una marea di roba che non mi serve a niente e quindi dovrò andare a buttarla. Dunque, innanzitutto, ragazzi, come detto, qui su questo lato qui più su questo lato qui ci verrà, come detto, la postazione, quindi verrà messa qui ad angolo, mentre invece qui e qui non fate caso alle pareti perché sono pittate un attimino un po' randomiche, nel senso che è più o meno quasi una parete pittata come se fosse una stanza per bambini. All'epoca, verso 2021 più o meno, non sapevo che cosa fare e così mi sono messo un attimino a pittare, eccetera, eccetera, ed è uscito un colore un attimino un po' strambo, un po', diciamo anche fashion, se vogliamo dire, ma non credo che sia un colore abbastanza fashion perché devo dire che mi sembra più da bambini, eccetera. E così, ragazzi, andrò quantomeno a replicare lo stesso colore che ci sta sull'altra parete. O meglio, andrò a pittare semplicemente questa parete qui con questa parete ad angolo. Non andrò a fare sia quella lì frontale a me che anche lateralmente a me, perché sennò altrimenti devo spostare di nuovo l'armadio, la devo cacciare fuori, la de devo pittare, devo fare, devo dire. Insomma, ragazzi, è veramente una cosa molto molto difficile, anche
molto tempo, eccetera, però comunque. Ragazzi, così va più che bene. Allora, vi inquadro un attimino posteriormente ed ecco qua, ragazzi, qui ho messo la nostra mitica armadio perché, come detto, è veramente molto molto grande. Ragazzi, prima di continuare la visione del video, ti chiedo di spendere 2 minuti per ascoltarmi. Vedendo le statistiche di YouTube, vedo che la maggior parte di voi guarda i video senza iscriversi al canale. Se trovate i miei contenuti interessanti, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Grazie. Dovrebbe essere più o meno quasi un 3 metri di armadio. Avevo quasi l'intenzione di andare a piazzarla un attimino fuori, però ragazzi, certo, come detto prima all'inizio, sono da solo, niente resta qui dov'è. Vi faccio anche un'altra inquadratura per farvi capire quale tipo di colore andrò ad utilizzare per quel tipo di parete. Ora vi inquadro un attimino. Ed ecco qui ragazzi, questa qui è la parete che andrò a replicare su quel lato lì. In tal caso è un tipo di arancione molto bello da vedersi ed in effetti, come potete ben notare, sotto è un arancione, mentre invece sopra è un bianco. Andrò a dividere completamente le due zone in modo da replicare la stessa cosa che ho fatto qui, andrò a replicarla anche dietro di me, sia ad angolo che anche sull'altra parete. Poi in questi giorni, ragazzi, dovrò naturalmente andare a pittare entrambe le pareti e così decido forse di farvi anche un video. Non lo farò in questo primo episodio di Work in Progress perché sennò altrimenti, ragazzi, richiede veramente una marea di tempo, richiede veramente così tantissime cose che sono sprovvisto al momento, o meglio, ce le ho, però sono giù in garage, devo andare a prenderle, devo portarle e quindi non so nemmeno se il color arancione mi potrebbe bastare per fare una parete più due pareti. E niente, ragazzi, non so se andrò a iniziarlo stamattina, oggi pomeriggio, inizio agosto, insomma, ragazzi, non lo so perché. Innanzitutto, questo determinato tipo di colore qui, ragazzi, non mi piace per niente e così andrò naturalmente a togliere di mezzo questo determinato tipo di colore perché, come detto, ragazzi, mi sembra veramente una cosa da bambini. L'unica cosa, ragazzi, che, come detto, chiedo scusa è sia il rimbombo che sentite durante questa ripresa perché, come detto, purtroppo la parete qui è vuota, qui ci sta l'armadio, qui ci sta la postazione, lì ci sta la mensola, qui ci sta la finestra e quindi dietro di me è completamente vuoto ed è normale che se io mi vado ad avvicinare qui anche con un buon tono di voce sentirete naturalmente ragazzi il rimbombo, eco eccetera. A prescindere da questo ragazzi scusate veramente tantissimo, ma se tutto andrà come dico io qui dov'è che mi trovo io adesso in pratica frontalmente a me andrò anche a piazzare dei pannelli fonoassorbenti in modo che quando faccio video o quando faccio live, eccetera, eccetera, dovrebbero quantomeno anche aiutarmi con l'audio, insomma, rimbombo, eco e così via. Niente, ragazzi, io concludo qui il video. C'è ancora un altro pochino da fare perché dovrò andare a sistemare, dovrò andare a rimettere i vestiti all'interno dell'armadio perché ho dovuto svuotare l'armadio, essendo un catamarano di 3 metri di armadio, con all'interno anche vestiti, insomma, roba per l'inverno, eccetera. È veramente una cosa impressionante, manco se fosse un armadio fatto di piombo, anche se di legno, però sembra che con tutto il peso all'interno sembra veramente, ragazzi, piombo. E quindi, insomma, ragazzi, la mattinata non è finita, sono le 8, e quindi andrò naturalmente, ragazzi, a riempire di nuovo l'armadio perché c'ho panni, insomma, sparsi ovunque per la casa perché qui, come ben notate, ragazzi, non è una stanza molto molto grande, insomma, se si toglie l'armadio, si toglie la postazione, esce veramente una stanza molto molto grossa e quindi mi va ad ingombrare un po' di più la postazione che si trova qui alla mia
sinistra, ma per voi è la vostra destra, e quindi con l'armadio che è più o meno una cinquantina di centimetri larga per 3 metri, come detto prima, quindi mi va ad ingombrare veramente così tantissimo. E niente, ragazzi, questo qui è il primo video work in progress riguardante la mia postazione da gaming. E niente, ragazzi, quando dovrò iniziare a pitturare le due pareti, allora ne farò anche un video. Detto questo, ragazzi, per il momento noi ci salutiamo qui. Mi raccomando, restate sul canale, mi raccomando, attivate anche la campanellina, iscrivetevi al canale, condividete questi video per potermi far crescere insieme al vostro aiuto. E niente, ragazzi, dai, noi ci vediamo non appena inizierò quantomeno a pitturarmi le pareti. Dai, come detto, mi raccomando, ragazzi, conto su di voi, conto sul vostro supporto. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete questi video per potermi aiutare a crescere in questi determinati progetti. Dai, ragazzi, ciao a tutti!